Bentornati alla rubrica Ulna e Radio. Oggi vi faccio vedere due antenne che ho costruito per la ricezione di onde medie, questa qui, ed onde lunghe, questa qua. E le ho costruite in maniera da poterle collegare tramite un cavetto ad un autoradio che, da quel che so, la maggior parte delle autoradio hanno ricezione per onde medie ed onde lunghe, oltre che FM. Il problema è l'antenna, ovviamente, per avere una performance decente. E ora vi descrivo un po' la situazione. Questo tipo di antenna si chiama magnetic loop. Credo che abbia a che fare con la componente magnetica delle onde elettromagnetiche, appunto, le onde radio. E forse è indicata per ricevere praticamente questa componente magnetica, perché non è una vera e propria antenna stesa con i bracci a un quarto lambda, roba del genere. È un'induttanza, una bobina, con un valore indicato in base alla gamma che dovete ricevere. E questa bobina è avvolta su un supporto, un qualsiasi supporto isolante, permeabile, diciamo, immune al campo magnetico ed elettrico, quindi cartone, plastica. E per le onde medie ho utilizzato questo cartone, ci ho fatto degli avvolgimenti per arrivare a circa 450 microhenry, anche se consigliano di meno, ma sembra funzionare piuttosto bene. In parallelo ad un condensatore, lo schema è molto semplice, di entrambe le bobine è uguale, praticamente c'è un bel po' di avvolgimenti, due capi sono di questi avvolgimenti sono collegati ad un condensatore, e poi c'è un avvolgimento in più distribuito sugli avvolgimenti in maggior numero. Questo avvolgimento in più poi va a collegarsi ad un'uscita, ed ho fatto in modo che questo avvolgimento in più abbia una impedenza, più o meno la frequenza di utilizzo, abbia un'impedenza di 75 ohm. Quindi ho utilizzato 6 spire per questa e 16 per questa. Ora non so se è esatto questo discorso qua, perché ho visto fare che ci fanno un giro solo in questo tipo di antenna, ma non lo so, un giro solo mi sembra un po' troppo, come dire, indicativo, arbitrario, quindi mi sono convinto che se a circa 200 kHz per quelle le onde lunghe, 16 spire a volte qua sono 51 microhenry, e 51 microhenry praticamente a 200 kHz dovrebbero essere intorno ai 75 ohm per adattarsi all'autoradio, all'ingresso all'autoradio standard o di uno stereo, e stesso discorso per quella d'onde medie, sono meno giri di rame su un supporto anche più piccolo, perché la frequenza è più alta, circa 1 MHz, e questa è la mia interpretazione personale. L'antenna per onde lunghe ha una induttanza nelle spire in maggior numero di 2.2 mH. Questa l'ho fatta standard in base a quello che consigliano, con un valore standard. Invece questa qui era 450 microhenry, ma consigliano di meno, vabbè. Queste antenne bisogna sintonizzarle, quindi praticamente non basta semplicemente nel ricevitore sintonizzare la frequenza, bisogna anche regolare questo condensatore variabile qua. Questi sono due condensatori presi da una vecchia radio e da una radio medio vecchia. Bisogna regolarli questi condensatori cercando il punto in cui o l'audio o il rumore hanno la massima intensità. Così si regolano. Poi, altro piccolo dettaglio tecnico, l'autoradio l'ho messa a massa con questo filo giallo e verde che vedete, non necessariamente un filo per la massa, ma comunque giallo e verde. Questo evita un po' di ronzio, sembrerebbe. Questa è l'antenna per le onde medie. Ho preso una scatola di un 25 cm di diametro circa, vuota ovviamente. Ci ho avvolto con questo sistema qua, un'immagine vale mille parole, con questo sistema ci ho avvolto circa 30 spire di rame sottile, va, che ho recuperato, conservo il rame, quindi ce l'ho gratis più o meno, 30 spire tutto attorno,
spaziate in maniera ordinata. Sembra che abbia un buon effetto spaziarle in maniera ordinata. Queste spine sono in parallelo con il condensatore. Questo è un condensatore abbastanza buono, un condensatore polivaricon, come li chiamano praticamente. È circa 360 picofarad massimo, minimo 12 in questo settore qua, tra questi due contatti praticamente. Dovrebbe bastare un solo settore. Oltre alle 30 spire ci sono altre 6 spire. Se voi vedete c'è un filo in più con un intervallo di un 4 giri, c'è un filo in più, sono 6 spire che poserebbe il pickup per collegarlo alla radio tramite questo cavetto qua, connettorino per comodità, e va alla radio comodamente. La semana que viene. Più o meno ogni 9 kHz c'è una stazione. Orientando l'antenna piglia meglio, oltre che regolando il condensatore. Senza regolare il condensatore, se mi allontano troppo, poi inizio a non prendere più niente, perché siamo fuori scala, più o meno, fuori zona per il condensatore. Qua ci sono due stazioni. In base a come lo oriento ne piglio meglio una o meglio l'altra. Bisogna girarla di circa 180 gradi per trovare tutte le direzioni. 90 non è sufficiente. Questa è l'antenna per le onde lunghe. Ho usato un secchione, chiamiamolo così, di quelli per intonaco, roba del genere, da muratura praticamente. Sono usa e getta, semplicemente tengono il materiale. E ci ho avvolto 102 spire di filo d'alluminio, era un filo recuperato dalla smagnetizzazione di un tubo catodico, di una TV, ogni tanto è d'alluminio, quindi non mi fate fregare, non è rame ogni tanto. In parallelo poi a questo condensatore, questo è un condensatore metallico ad aria di una vecchia radio transistor che spero addirittura di rimetterla assieme, perché un minimo di valore ce l'ha quella radio. E essendo d'alluminio non l'ho potuto saldare, ci ho messo un mammottino, vedete qua,
Questo condensatore va da 20 a circa 720 picofarad. Qua per co coprire tutta la gamma bisogna arrivare a circa 500 picofarad per arrivare fino a 153 kHz, così in basso. Poi oltre le 102 spire ci sono altre, vedete c'è un filo in più a intervallo irregolare, ci sono altre 16 spire. Di filo stavolta di rame, non necessariamente per un motivo preciso, e questo filo è semplicemente collegato i due estremi all'uscita qua, il pickup che va alla radio. Questa è Algeria, Romania, credo Romania. Prima parlavano slavo, una cosa del genere. E siamo a 153 kHz. Ora proviamo Mongolia, no, perché è troppo lontano e poco potente. Anzi no, ma comunque è troppo lontano. Marocco 171. Questo si prende molto bene, molto potente. Ci sono degli scoppiettii, prima sentivate. Questi scoppiettii devono essere qualche apparecchio nelle vicinanze. Non ho idea che cavolo può essere. No, comunque non è un falso contatto perché normalmente gli scoppiettii sono causati da falsi contatti, tipo nella DSL, è tipico. Per il telefono di casa, intendo, ma anche la DSL non funziona comunque. Questi scoppiettini non sono riuscito a toglierli assolutamente, c'è in qualche gamma di frequenza, però quando piglia molto bene, come in questa stazione a 171, gli scoppiettini non si sentono. Poi che ci abbiamo? Di quelli utili 198 BBC in Inghilterra. 198. Ok. Orientiamo l'antenna. Allora, l'antenna si orienta così. Lei prende in questa direzione di piatto, e quindi in teoria tutto attorno, però noi ci interessa ovviamente due direzioni nel piano orizzontale. Quindi piglia verso di me e verso dall'altra parte. Il nord è di là, in questo posto qua, e quindi l'Inghilterra è più o meno di qua. Così. Regoliamo il condensatore. Si sentono gli scoppiettii. Anche il telefonino si sente. Si avvicina il telefonino, fa un casino bestiale. Quando l'ho provata l'altra volta si sentiva molto meglio, ora non so perché si sente peggio la BBC, peccato perché in inglese si capisce qualcosa, o trasmettono a metà potenza che può essere. Poi che ci abbiamo? Polonia 225, abbassiamo un po' il volume, Polonia 225. Ecco, questa si piglia bene. Orientiamolo verso la Polonia, da quella parte. Sì.
Poi ci abbiamo Lussemburgo 234. Ho letto Lussemburgo su Wikipedia, ma forse è Francia. Che parlano francese.